I due ex coniugi immortalati all'aeroporto di Malpensa, Milano, il gossip impazza dopo le paparazzate diffuse da Upsae. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che per loro valgano davvero gli intramontabili versi di «Amici mai» di Antonello Venditti? Quelli che recitano che certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano? I due ex coniugi sono stata paparazzati assieme all'aeroporto di Malpensa, Milano. A divulgare le foto è stato il portale Upsae che ha immortalato la showgirl argentina di ritorno dall'Uruguay, dove si è concessa una vacanza con l'amica del cuore Patrizia Griffini. Più precisamente le due donne sono volate a Punta dell'Este, in un resort magnifico, godendosi relax, mare e tranquillità. Per Belen un momento di stacco, dopo la chiusura della relazione con Antonino Spinalvese, con il quale ha avuto la figlia Luna Marie lo scorso luglio. La love story è naufragata definitivamente a ridosso delle feste natalizie, dicono i ben informati. E Stefano? Innanzitutto gli scatti pubblicati da Upsae rivelano una cosa, tra Belu e De Martino i rapporti, dopo la rottura rumorosissima a inizio estate 2020, sono buoni. Se così non fosse non sarebbe certo andato lui a prelevarla, a Malpensa, chiacchierando con lei in modo sereno e disteso e dimostrando molto feeling. Ma c'è di più, Key Magazine, poche settimane fa, ha svelato che il Campano e la Rodriguez hanno trascorso il Natale assieme. Certo l'ex coppia deve avere per forza avere contatti visto che ha un figlio, Santiago. Eppure qualcosa spinge a pensare che un clamoroso secondo ritorno di fiamma non sia fantagossip. Da quando Stefano e la 37enne argentina si sono lasciati è calato un tombale silenzio sui loro rapporti. Silenzio tombale anche sulle reali cause che hanno portato il matrimonio su un binario morto. Si è sentito di tutto, incomprensioni caratteriali, presunti tradimenti di lui, chi ha sostenuto che il napoletano non avrebbe più sopportato la pressione del clan Rodriguez nel suo quotidiano etc. eccetera. Fatto sta che si è solo nel campo delle supposizioni perché sia la modella sia De Martino non hanno spiccicato una parola sulla vicenda, se non rilasciare dichiarazioni di circostanza.